Buongiorno a tutti, oggi parliamo di rizomi di fiori di loto. Come si pianta un rizoma di fiori di loto? Il rizoma di fiori di loto, come potrete vedere, è una sorta di banana. Questa banana avrà, quando voi la andrete a dividere oppure quando voi lo acquisterete, avrà le punte, questi sono apici vegetativi. L'apice vegetativo va messo in modo che sia rivolto verso sopra, verso l'alto, perché l'apice vegetativo cerca la luce. Nel momento della piantumazione dovete essere ben attenti a non romperli, perché se li rompete ovviamente poi il rizoma è da buttare purtroppo. Allora, ora capiamo come si pianta. Prendete un vaso, riempitelo di un 3-4 cm di terra, dopodiché prendete un fazzoletto e metteteci dello stallatico impellettato, chiudete il fazzoletto e mettetelo sulla base di terra che avete fatto. Dopodiché mettete un altri, dipende sempre dalla dimensione del vaso, vi consiglio comunque di prendere delle ciotole abbastanza larghe. Dopodiché mettete 3/4 di terra, mettete, poggiate la radice e riempite l'ultimo quarto di terra in modo tale che la radice, il rizoma, sia sommerso ma le punte siano rivolte verso l'alto. Perché? Perché il rizoma altrimenti galleggia, quindi dovete dargli un peso affinché il rizoma sia attaccato alla terra. Una volta che quindi avete fatto questo processo, potrete inserire il vaso all'interno della vasca, del laghetto, della ciotola, che sia, ad un massimo all'inizio di 20-30 cm di profondità, in modo tale che le punte potranno cercare la luce e venire fuori. Una volta che poi le foglie sono venute fuori, potete scendere il loto fino a 40-50 cm. Ricordatevi che i fiori di loto in rizoma li potrete acquistare sul nostro sito internet nella sezione fiori di loto, dove troverete i loti di diverse dimensioni. Ricordatevi quindi di seguire i nostri tutorial su YouTube e di seguire i nostri social Facebook ed Instagram. Un saluto a tutti!